Buongiorno a tutti, è con particolare piacere che stamane devo svolgere due compiti, uno formale, nel senso che porto i saluti dell'Università di Milano e in particolare del nostro Dipartimento di Scienze della Terra e ancora più direi con mio gradimento personale i saluti del nostro corso di laurea in Scienze Naturali. Come diceva prima il direttore, c'è un rapporto strettissimo fra il Museo di Storia Naturale e l'Università, un rapporto che dura da tantissimo tempo. Tra l'altro non è certo un caso che iniziative di questo tipo abbiano sede, abbiano luogo a Milano. Già sabato scorso, ad esempio, organizzato dal Comitato Geologico Italiano e dall'Università, si è svolto presso l'Università un convegno con tematiche simili che si sono integrate perfettamente con quelle di oggi. È un tema estremamente attuale su cui oggi siamo chiamati a tentare di fare una parola obiettiva e scientificamente valida. Porto ovviamente i saluti del Comitato Geologico Italiano, abbinandoli ai più sentiti ringraziamenti e complimenti per l'entusiasmo e la competenza con cui queste iniziative vengono attivate. Seconda parte, il mio breve saluto invece un po' più personale. Prima ho sentito citare Langeroni, Desio, sono sicuramente tra i personaggi che più hanno lasciato il segno in Lombardia, direi su tutte le Alpi italiane, sulle Alpi in generale, in questo tipo di iniziative, in questo tipo di ricerca. A Milano e in Università ci vantiamo di essere allievi di entrambi, di Desio e di Langeroni. Io non posso dimenticare, tra l'altro, che per quanto mi riguarda, i miei primi lavori di glaciologia sono stati pubblicati proprio su Natura all'inizio degli anni 70, quando il direttore era il professor Conci, e si lamentava che noi glaciologi scrivessimo troppo, no? Già allora eravamo forse un filo prolissimo. Poi ovviamente siamo diventati un po' più sintetici. Quindi un vivo ringraziamento a tutti quanti, un augurio di buon lavoro, mio personale, dell'Università e del